Domenica 25 febbraio si festeggia la seconda domenica di Quaresima. Il proverbio del giorno è: primavera di febbraio reca sempre qualche guaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, domenica casalinga, altro che sport estremi, vita spericolata. Con una settimana faticosissima alle spalle non avete voglia nemmeno di alzare un dito. Famiglia zuccherosa e avvolgente, ma come accade per tutte le dipendenze non riuscite a farne a meno. Toro, gita in campagna a far visita ad una persona cara. Tutto da godere con i sensi, colori, profumi e sapori. La cucina casalinga è la vostra passione. Disponibili a dare una mano ad un amico alle prese con il fai da te. Il vostro senso pratico è di grande aiuto. Gemelli, in controtendenza con il mondo che si sbarazza di oggetti inutili e anticaglie, voi li andate a cercare ai mercatini dell'antiquariato o dell'usato. Il gioco dell'acquisto oggi ha il sapore della compensazione, forse riempie il vuoto lasciato da qualcuno. Cancro, splendida domenica da trascorrere possibilmente vicino all'acqua, il vostro elemento. Mare e lago vi rassereneranno e acuiscono la vostra sensibilità. Intuizioni eccezionali vi aiutano a capire in un lampo ciò che per molto tempo vi è sfuggito. Leone, domenica senza infamia e senza lode, niente di preoccupante, ma nemmeno di eccitante. State bene nel vostro brodo, al riparo da interferenze, chiasso, attività e visite a sorpresa oggi non sono nelle vostre corde e lo dimostrate in modo palese. Vergine, intolleranze da tenere a freno, riducendo i cibi allergenici in cucina. Anche al ristorante non fatevi cogliere da tentazioni poco salutari. Umore ballerino, forte la tendenza al sospetto. Vi rassicura la presenza di amici, complici e accondiscendenti. Bilancia, mettetevi in moto per contrastare una giornata un po' malinconica, senza lasciarvi fagocitare da ricordi e rimpianti di cose perdute. Lavorare di domenica non è un problema per voi, anzi diventa un piacere se l'ambiente vi fa sentire indispensabili. Scorpione, domenica di puro relax, ma non interpretate il vocabolo come un riposo assoluto. Relax oggi significa escursione nella natura o visita ad una città d'arte. Bello condividere entusiasmi ed emozioni con chi vi è accanto, vibrando sulla stessa frequenza. Sagittario, indispensabile oggi darsi alle grandi pulizie. Facendovi largo attraverso il caos, recuperate oggetti, documenti preziosi dati per dispersi. Nessun altro sforzo è gradito. La confusione che avete in casa non risparmia nemmeno la mente e il cuore. Capricorno, irrequieti per colpa della luna che dal segno opposto solletica emozioni e ricordi, prendendo in contropiede il vostro ben noto self-control. Poche parole ma tanti sogni nel cassetto. Il partner è pronto a condividerli. Voi ancora. Acquario, in controtendenza con i precetti, voi la domenica la santificate lavorando. In previsione di spese importanti, rinunciate agli svaghi e al relax. Poco entusiasmo in coppia, nessuna nuova per i single, che tuttavia non hanno nessuno di cui lagnarsi. Pesci, immersi in un sogno romantico, magari in una cornice caraibica, sabbie bianche, palme e profumi esotici, ma forse la realtà non è così esaltante. Se il partner c'è, è lui o lei a guidare. Se manca, la sensazione di vuoto è acuta e insopportabile.